La situazione è abbastanza variegata, nel senso che abbiamo delle punte di eccellenza, dei campioni che in qualche modo reggono la sfida competitiva sui mercati. Qualche difficoltà è il grosso delle imprese, un sistema che fa fatica e che ha bisogno ancora di essere sostenuto e supportato perché la crisi continua ancora a essere piuttosto forte. Fare innovazione, competere sul mercato e riuscire anche ad eccellere sul versante economico e finanziario è una sfida difficile per le imprese pugliesi, ancor più in questi anni di crisi. Confindustria Puglia ha deciso di premiare le aziende virtuose, scegliendole tra 2.500 società di capitali analizzate. Le critiche maggiori sono banalmente legate all'accesso al credito, per esempio. Aziende che già avevano in qualche modo difficoltà per una cultura, per una struttura economico-finanziaria che magari non proprio efficiente, hanno visto complicata ancora di più la propria esistenza da una crisi che è stata veramente forte. E credo che appunto l'accesso al credito sia l'aspetto fondamentale in questo momento. Il premio Industria Felix, giunto alla seconda edizione, vuole portare alla ribalta le realtà più consolidate del tessuto economico pugliese. Il comitato scientifico, composto da Confindustria e dai rappresentanti delle università pugliesi, sceglierà le imprese che si sono distinte nel corso dello scorso anno per le performance realizzate in termini di fatturato, numero di dipendenti, patrimonio netto e utile, premiandole poi a maggio durante il Gran Galà ad Acaia. Competizioni come quella che Industria Felix ha avviato per valutare le imprese più dinamiche e migliori. E questo per noi è un punto importante perché rappresenta un sistema di conoscenza del sistema imprenditoriale da un lato e dall'altro ovviamente evidenzia le migliori pratiche che sul territorio sono adottate dalle imprese.